Accetto. Vi do il benvenuto a questo ultimo evento del roadshow sull'economia circolare, il roadshow per quanto riguarda il settore turistico all'interno del progetto Ambiente, progetto finanziato dal sistema camerale toscano, Unione Camere Toscana, al fine di accrescere le competenze imprenditoriali. Sulla tematica ormai su due tematiche strategiche, la sostenibilità ambientale e l'economia circolare. Sono Paolo Pieraccioni, responsabile operativo della Fondazione ISI, che coordina questo progetto a livello regionale, quindi e all'interno di questo progetto do sicuramente i saluti immediati alla dottoressa Mancusi della Maremma e del Tirreno. Che tecnicamente andiamo proprio ad analizzare il territorio livornese e grossetano, uniti da un'unica cappella che è quella della Camera della Maremma e del Tirreno. L'evento di oggi è un po' il riassunto, quindi grazie a Tiberio Daddi, che presento subito, della Scuola Superiore Sant'Anna, che è un riassunto delle attività svolte dalla stessa Sant'Anna sulla tematica del turismo. Ricordo che il progetto Ambiente prevedeva l'erogazione di formazione, consulenza e audit destinati alle 10 filiere più rappresentative della regione toscana, dall'agroalimentare al conciario, al tessile, alla lavorazione del marmo, al florovivaismo, edilizia, nautica, orafo e sicuramente turismo. Quindi all'interno di questa attività, che prevedeva quindi la misurazione della circolarità e l'analisi dei sottoprodotti, quindi sul turismo adesso andiamo a vedere quali sono state, diciamo, le risultanze di questa attività. Allora, due aspetti tecnici. Il primo aspetto è sicuramente, se ci sono domande, ponetele in chat e poi ribaltiamo al professor Tiberio Daddi, mentre per quanto riguarda gli altri eventi del roadshow sono disponibili sulle singole camere, ma anche all'interno dell'Union Camere. Eventualmente la Fondazione è disponibile anche a girarvi tutte le registrazioni, in quanto come tutti i roadshow sono stati registrati e sono la testimonianza degli audit svolti e della formazione svolta. Semplicemente una condivisione, ecco, dell'attività, quindi il progetto Ambiente riguarda tutte le camere di commercio di Camere Toscana, tutte le province con le singole filiere che vi ho già anticipato. Quindi questa è la roadmap dell'attività che abbiamo svolto, quindi da gennaio, quindi febbraio, marzo la formazione alle imprese, aprile-agosto l'audit e le raccolte di buone pratiche con oltre 70 PMI coinvolti. Quindi adesso a settembre svolgiamo i roadshow di risultati, inteso dire che andiamo a mostrare i risultati. Quindi data la proroga per il progetto Ambiente, quindi a ottobre faremo un evento finale con il coinvolgimento anche di Enea. Io darei, interrompo la mia condivisione, darei subito la parola, quindi se Marta ci vuole semplicemente salutare, benissimo, darei subito la parola al professor Daddi, che ci avvia, insomma, nell'attività di report. Grazie Paolo, grazie Marta, condivido la mia presentazione. Come diceva Paolo, sono professore associato qui alla Scuola Superiore Sant'Anna, lavoro nell'ambito di uno dei 7 istituti di ricerca che è l'Istituto di Management. Lavoriamo da circa una ventina d'anni sul tema del management della sostenibilità su vari settori, settori citati da Paolo che sono stati oggetto di questo progetto. Sul tema, ad esempio, del turismo sostenibile abbiamo avuto e abbiamo tuttora in corso alcuni progetti e attività che vanno in un certo qual modo a anche intersecarsi con questa attività che abbiamo fatto nel progetto Union Camere e dal quale
diciamo, abbiamo anche attinto alcune delle buone pratiche che andremo a vedere in questa presentazione. La presentazione l'ho organizzata del tipo che nelle prime slide, visto che Paolo ne ha già descritto i contenuti, vedremo in modo abbastanza veloce quelli che sono stati gli approcci e le modalità con cui è stato condotto questa attività all'interno delle imprese turistiche e non solo, per poi andare a vedere qualche concetto connesso con il tema del turismo circolare, del turismo sostenibile, e cercare di capire quali sono, diciamo, gli elementi più importanti su cui orientarsi per migliorare le performance ambientali e circolari delle imprese turistiche. Nella seconda parte vedremo quella che è una carrellata delle buone pratiche che sono state individuate non solo con attività di ricerca documentale, ma anche tramite veri e propri audit quindi sopralluoghi presso 4 aziende della Camera Maremma e Tirreno, che ringrazio, e non so se si possono nominare: sono state la Viodola, l'Hotel Hermitage, l'Hotel Stella Maris e l'Hotel del Golfo, che hanno dato la loro disponibilità di partecipare a questa attività, e grazie anche a loro, diciamo, abbiamo individuato quella che è un elenco, una lista di buone pratiche connesse con il settore turismo. Non so se avremo tempo sufficiente, vedremo come siamo messi rispetto alle slide che volevo illustrarvi. Nell'ultima parte, dopo le buone pratiche, ho messo un esempio di una ricerca che abbiamo condotto qui alla Scuola Sant'Anna nell'ambito dei progetti che citavo prima su turismo sostenibile, in specifico sul tema dei bicchieri riusabili, e vedremo, insomma, qualche dato emergente da questa ricerca, visto che il tema dei bicchieri riusabili, o comunque della riduzione delle plastiche monouso, è un tema molto, diciamo, vivo in questi giorni. Basta pensare ai grandi eventi che vengono organizzati. Allora, come diceva Paolo, il progetto aveva 3 linee d'attività: una focalizzata sulla misurazione della circolarità. In questo ambito è stato utilizzato uno strumento che, come Scuola Sant'Anna, abbiamo messo a punto all'interno del nostro gruppo di ricerca, che stiamo applicando non solo al settore del turismo, ma anche ad altri settori, perché è uno strumento che, comunque, grazie all'individuazione di pratiche specifiche da verificare o da misurare all'interno di vari processi produttivi e dei vari settori, può essere, diciamo, customizzato rispetto al settore di riferimento. La seconda azione era connessa con i sottoprodotti, e la terza azione, come si diceva, aveva l'obiettivo di fare una sorta di raccolta di buone pratiche connesse con l'economia circolare, per poi andare a inserirle all'interno di interventi, di eventi formativi, come ad esempio questo webinar, per poterle mettere a disposizione o discuterle con voi, che vi vedo qui partecipanti. Probabilmente sarete alcuni di voi, o quasi la totalità, hotel o comunque operatori del settore turistico. Come abbiamo lavorato? Si diceva, abbiamo lavorato non solo con sopralluoghi presso le aziende, ma anche con una fase di analisi di studi che sono già pubblicati da tanto tempo. Si parla di turismo sostenibile, quindi siamo andati a vedere quelle che erano le pratiche individuate, quindi sono state censite e considerate all'interno del progetto, e naturalmente tramite la discussione, il confronto e le interviste con imprenditori, con chi si occupa di sostenibilità all'interno dei 4 hotel che ho citato prima, che abbiamo visitato durante questa attività. Quindi, attraverso queste 3 tipologie di attività, l'obiettivo era individuare quelle che sono le iniziative connesse con il tema dell'economia circolare e con il tema della sostenibilità ambientale. Naturalmente non solo il focus sulle buone pratiche, il secondo focus era anche sul sottoprodotto. Il tema del sottoprodotto, ovvero quegli scarti del processo produttivo che non rientrano
all'interno della definizione dei rifiuti e quindi slegandosi dalla definizione dei rifiuti si slegano anche da una serie di barriere normative che impediscono o comunque fungono da barriere del recupero degli stessi. Dicevo, il tema del sottoprodotto è stato forse portato avanti, analizzato, e ci abbiamo lavorato soprattutto con altri settori, penso ad esempio al conciario, penso al settore del marmo, come è emerso nei precedenti webinar. Forse un tema meno importante, meno applicabile al settore del turismo. Infatti nei sopralluoghi che abbiamo fatto nei 4 hotel coinvolti della Camera Maremma e Tirreno ci siamo focalizzati soprattutto sul tema della misurazione della circolarità dell'organizzazione stessa. Come abbiamo proceduto nel condurre questa misurazione della circolarità? Siamo partiti da quella che è la definizione di economia circolare, quindi si è cercato di andare a verificare quanti processi in ottica circolare fossero attivate all'interno delle organizzazioni visitate, quindi quanti delle attività connesse con la ristorazione, connesse con l'alloggio, connesse con la gestione delle aree verdi si ispirassero a quelli che sono i principi di uso efficiente delle risorse, di minimizzazione e riduzione dei rifiuti, ma anche a principi diciamo più soft connessi con il tema ad esempio della sensibilizzazione e dell'informazione del turista, oppure su temi non strettamente connessi con l'attività diciamo operative direttamente connesse con l'attività di alloggio e ristorazione, come ad esempio il tema dell'approvvigionamento delle materie prime, quindi il concetto e il tema della scelta dei fornitori. Quindi siamo andati a analizzare questi aspetti in modo da poter misurare il livello di circolarità adottato e le pratiche intraprese dalle organizzazioni coinvolte. Quindi un approccio che cerca di trasferire il concetto dell'economia circolare, come abbiamo visto nella definizione della slide precedenza, a un concetto del turismo circolare, quindi dove magari invece che distribuzione tra la fase di produzione e consumo c'è la fase di trasporto del turista, dove nella fase di approvvigionamento delle materie prime c'è l'approvvigionamento delle materie prime utili per le attività turistiche, e ci sono tutta un'altra serie di connessioni con altri anche aspetti ambientali che vedremo a breve all'interno di un'altra slide, che magari riportano anche a temi quale la tutela della biodiversità e degli ambienti circostanti, i contesti turistici o i contesti dove sono localizzate le organizzazioni turistiche, e quindi che rientrano in un certo qual modo in una definizione più ampia di circolarità che si avvicina molto al tema della sostenibilità ambientale a 360 gradi, e quindi tiene anche conto di quello che è il contesto intorno alle attività turistiche. Perché abbiamo deciso di intraprendere questo percorso di misurazione della circolarità? Perché è chiaro che se io sono un'organizzazione che vedo all'interno del tema della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare un tema su cui poter basare la mia propria strategia o poter basare le mie decisioni di intraprendere azioni che mi portino al miglioramento delle mie performance e quindi mi portano anche in un certo qual modo al miglioramento di una mia competitività sul mercato da un punto di vista ambientale, quindi attrarre un turista più attento a queste tematiche, oppure semplicemente per migliorare la mia reputazione nei confronti dei vari attori del territorio, dalle associazioni di categoria agli enti pubblici. Naturalmente il primo passo da fare è quello di cercare di capire qual è lo stato dell'arte e qual è gli ambiti su cui io posso andare ad influire per migliorare, e quindi quali sono gli ambiti su cui magari che rappresentano anche magari i miei punti di debolezza, e quindi fare una sorta di individuazione delle priorità e gli ambiti di miglioramento, come stabilito, come descritto in questa slide, al fine poi di intraprendere un percorso che preveda, dopo questa misurazione,
un'implementazione di una pianificazione di azioni di miglioramento basate su questa misurazione, una messa a regime di un sistema di monitoraggio che poi mi permetta di verificare se queste azioni di miglioramento che si basano su queste priorità individuate attraverso la misurazione mi permettano di migliorare la mia condizione misurata inizialmente e quindi mi permettono di raggiungere un miglioramento delle mie performance e quindi mi permettono di ridurre l'impatto ambientale della mia organizzazione e quindi in un certo qual modo anche ridurre o portare a vantaggi, come dicevo prima, competitivi e comunicare queste azioni o questi miglioramenti implementati. Quindi il concetto della misurazione era questo, applicare una serie, un modello di misurazione per individuare ambiti di miglioramento e stabilire le priorità. Questo è quello che è stato fatto all'interno delle quattro organizzazioni che hanno partecipato e questo è quello che è stato fatto sulla base di uno strumento che lo abbiamo chiamato Checkup Tool proprio perché era uno strumento abbastanza standardizzato per alcune sue parti, però aveva anche alcune sezioni ed alcuni indicatori che permettevano di andare a misurare aspetti specifici del settore oggetto di misurazione. Questo strumento è di fatto costituito da sei fasi principali: la fase dell'approvvigionamento, la fase quindi la selezione dei fornitori, la selezione materie e materiali utilizzati all'interno dell'attività, la fase di progettazione, quindi la progettazione intesa anche come progettazione di servizi che metto a disposizione del turista presso il mio hotel, presso la mia organizzazione in modo da far sì che questi servizi possano avere il minore impatto ambientale possibile. Il caso della produzione era l'erogazione naturalmente del servizio turistico, per la logistica nel settore turistico naturalmente avevamo delle domande non connesse con la distribuzione dei beni, ma la mobilità ad esempio del turista stesso, fine all'utilizzo di questi servizi e al fine vita e quindi tutta la parte di gestione dei rifiuti. All'interno di questo Checkup Tool c'erano sia domande operative, ovvero connesse con alcune pratiche che possono essere implementate all'interno di queste sei diverse fasi e saranno queste nelle ultime slide quando vedremo le buone pratiche individuate su cui ci concentreremo, però c'erano anche domande gestionali e quindi cercare di capire come voi come organizzazione del settore turistico siete organizzate al fine di gestire la parte di gestione ambientale delle vostre strutture, quindi se fate periodiche analisi analoghe a queste per capire quali sono i vostri impatti, cioè cercate di individuare delle azioni di miglioramento, se misurate poi il beneficio prodotto da queste azioni di miglioramento. Il tool era anche abbastanza comunicativo, nel senso che poi portava ad una misurazione che andava, vedete sul lato sinistro, una sorta di tachimetro che andava a misurare sulla base delle risposte fornite e delle pratiche dimostrate di aver adottato, andava a identificare un livello per ogni singola organizzazione. Ora, insomma, anche per motivi diciamo di privacy non andrò a mostrare quelli che sono stati i risultati singoli dei quattro hotel, però ognuno ha ricevuto un rapporto in cui venivano individuati un livello da 0 a 100 in termini di circolarità e poi sulla destra vedete un sistema a bersaglio dove per ognuna delle fasi, quindi approvvigionamento, progettazione, produzione, distribuzione che nel nostro caso abbiamo detto essere la mobilità e il tema della mobilità, andavamo a individuare quali fossero gli elementi di forza e di debolezza e quindi con dei punti all'interno del bersaglio stesso, se eri più vicino al verde avevi
una performance maggiore rispetto a quando eri più vicino al rosso, quindi rispetto al punteggio, non so, 80 su 100 che ricevevi all'interno del tachimetro di sinistra, con la sintesi della figura di destra riuscivi a capire perché eri a 80, quali erano i punti di forza o gli ambiti su quali avevi ricevuto un punteggio maggiore. Come dicevo, all'interno di ogni singolo report è stato consegnato alle singole organizzazioni in cui veniva giustificata questa attribuzione di punteggio, e naturalmente venivano anche individuate delle opzioni o delle azioni possibili di miglioramento per andare un domani a passare dalla valutazione di 50 alla valutazione di 70 o 80, quindi migliorare la propria situazione in termini di performance circolari. Dicevo, questa è una breve introduzione su quella che è stato il percorso e lo strumento. Vediamo un po', insomma, da dove siamo partiti, quali sono i punti di connessione fra economia circolare e turismo sostenibile, e poi dopo aver toccato anche qui di nuovo questi tempi in modo non approfondito, vedremo la definizione di turismo sostenibile, come si è connessa anche il tema del turismo circolare, vedremo un'indagine. Questo è un primo risultato di una ricerca che abbiamo condotto noi sul tema turismo sostenibile, sul turismo circolare, sul cosa pensano alcune imprese turistiche, quindi alcuni manager, vostri colleghi di alcuni stati europei, in cui siamo andati a fare alcune domande rispetto al tema economia circolare e turismo, in modo per cercare di capire qual è lo stato dell'arte in termini di conoscenza, ma anche in termini di motivazioni che questi operatori hanno per perseguire un orientamento verso un'economia circolare applicata al turismo. Vabbè, partendo dalla parte di sostenibilità economica, questi sono dati che probabilmente voi conoscete meglio di me. Il turismo è un settore molto importante da un punto di vista economico. Alcuni dati, questi sono dati dell'OCSE al 2020, parlano di il 4,4% del PIL dei paesi OCSE, o il 6,9% della popolazione, o il 9,5% del PIL dell'Unione Europea. Quindi un settore, non sono qui per raccontarvi novità su questo, molto molto importante da un punto di vista economico, è molto importante anche da un punto di vista dell'occupazione. Si stima, sulla base di questo studio del 2020, che 330 milioni di posti di lavoro, pari a circa il 10% dell'occupazione globale, lavorano direttamente o indirettamente, quindi nell'indotto connesso con il settore turistico. Dando un'occhiata a questo, che è uno studio datato, però è una mappa che sintetizzava bene quali fossero le aree con un più alto livello di occupazione nei settori dell'hotel e dei ristoranti, vediamo come l'Italia centrale, sud, da parte della Spagna o Regno Unito, sicuramente, o la Grecia, sono ambiti in cui, da un punto di vista dell'occupazione, sono regioni che fanno la parte del leone. Naturalmente, sul tema del contributo economico del turismo, la pandemia ha avuto un impatto importante. Sulla base di alcuni dati della World Trade Organization, possiamo vedere che in tutti i diversi continenti ci sono stati forti cali degli arrivi dei turisti. La diminuzione degli arrivi turistici internazionali nel 2020, per quanto riguarda il nostro paese, è stata circa il 74%. Insomma, speriamo di poter considerare questi dati come passati, e che gli anni a venire non si ripresentino con impedimenti di questo tipo rispetto alla circolazione dei turisti e allo sviluppo economico del turismo stesso. Chiaramente, parlando del turismo e parlando di un turismo circolare e sostenibile, non si può non considerare quello che è il focus che vogliamo dare a questa definizione. Qui vedete rappresentata quella che è la catena del valore del settore turismo. Chiaramente, come dicevo prima, parlando di
impatti diretti e indiretti di natura economica connessi al settore turismo, anche da un punto di vista ambientale, questi possono cambiare molto, perché se considero la colonna centrale, ovvero i riquadri centrali come le attività strettamente connesse con il concetto di economia circolare e turismo sostenibile, quindi ristorazione, alloggio e tour operators, è chiaro che probabilmente l'impatto ambientale e quindi l'impatto sui temi dell'economia circolare da parte del settore turistico può essere considerato anche non particolarmente elevato. Però quando invece vado a considerare non solo i settori, i codici di attività economica strettamente connessi al settore del turismo, ma vado a considerare anche l'indotto e quindi inizio a considerare il tema dei trasporti e della logistica, inizio a considerare le catene di approvvigionamento del settore turismo, naturalmente è qui che probabilmente, anzi, sicuramente si va a concentrare il principale impatto del settore. Quindi sì, posso essere bravo nel mio hotel, nella mia camera d'albergo a ridurre le monodosi di marmellata nel ristorante o le monodosi di shampoo e sapone all'interno delle camere, però se poi non mi impegno a attivare delle azioni che mirino a ridurre l'impatto ambientale delle catene di approvvigionamento o a cercare di facilitare un uso della mobilità sostenibile, diciamo il mio impegno lascia un po' il tempo che trova, perché sì, ok, è vero, quelle azioni lì sono su quelle attività lì, marmellata monodose o la plastica monouso nelle camere sono sotto il mio diretto controllo gestionale. Decido io se metto la marmellata nel bicchiere di vetro o se metto la monodose, quindi posso decidere io sulla fase di fornitura. C'è sempre da interagire con il fornitore per capire la fattibilità o per capire la possibilità di selezionare fornitori più sostenibili. Però è anche vero che questa slide qui fa emergere una importante verità da un punto di vista della gestione ambientale e circolare del settore turismo. In questa slide si vede come alcuni settori, facendo 100 nella colonna, l'impatto ambientale emesso da alcuni settori, ci sono alcuni settori come la produzione di energia, il trasporto, i materiali che hanno un impatto che è definito così diretto, ovvero un impatto derivante da quegli aspetti sotto la loro reale gestione. Se penso al turismo, sebbene qui il turismo non è citato, però vedete il 23, food and beverage ed altri settori di servizi citati nella parte in basso a destra di questo grafico, posso vedere come per alcuni di questi settori, fatto 100 l'impatto ambientale, la gran parte e la maggior parte, la quasi totalità, direi, dell'impatto ambientale è un impatto ambientale connesso con la propria catena di fornitura. E quindi ritorno al discorso di prima del ok, le buone pratiche da implementare all'interno della mia struttura, però se non guardo a cercare di migliorare l'impatto ambientale della mia catena di fornitura, forse sto lavorando su una piccola parte dell'impatto totale della mia organizzazione, che non è poco, però diciamo un'organizzazione che vuole andare verso un orientamento circolare naturalmente deve considerare anche quelli che sono gli impatti indiretti, ovvero provocati da altri soggetti per mio conto, ad esempio chi mi fornisce beni e servizi. Da un punto di vista degli impatti ambientali del turismo, diciamo che anche considerando gli impatti diretti, ovvero quelli connessi con la struttura, diciamo, non ce ne sono di tutti i tipi, sebbene magari non rilevanti. Ad esempio, penso agli scarichi idrici. È chiaro, gli scarichi idrici probabilmente sono solo di tipo domestico rispetto ad altri settori di tipo industriale, però consumate energia, consumate acqua, consumate materiali, producete rifiuti.
le emissioni in aria sono magari connesse con impianti di combustione, impianti di riscaldamento, create rumore o odori, forse molto meno di altri settori, ad esempio di alcuni di quelli citati da Paolo nella perché, con cui abbiamo lavorato in questo progetto nell'apertura del webinar. E comunque, come si diceva, anche il tema del contesto, della biodiversità, del tema della sensibilizzazione e informazione dell'ospite che magari altri settori di tipo manufatturiero non hanno, possano rivolgersi verso i propri dipendenti in un'ottica di aumento della consapevolezza. Ma voi, oltre ai vostri dipendenti, avete anche la possibilità di rivolgervi agli ospiti. In quei casi in cui non sono gli ospiti che si rivolgono a voi chiedendovi o selezionandovi perché avete particolari performance ambientali. E poi naturalmente il turismo può essere connesso con tutti quelli che sono i Sustainable Development Goals, non solo quelli di tipo ambientale, ma anche quelli di più di tipo sociale, come l'inclusione sociale, eccetera. Quindi diciamo che il turismo sostenibile con questo approccio è connesso con le tematiche ambientali, ma può essere naturalmente anche allargato con gli aspetti più sociali e di governance. Questa è la definizione, diciamo, storica nel 2000, che dava la World Trade Organization, World Tourism Organization, scusate, nel 2005. Il turismo sostenibile è un turismo che tiene pienamente degli impatti economici, sociali, ambientali, attuali e futuri, quindi si rifaceva un po' la definizione di turismo sostenibile, la allargava, diceva, care organizzazioni turistiche, non guardate solo al tema all'interno del confine delle vostre organizzazioni, però parlava dell'ambiente, delle comunità ospitanti, del contesto socioculturale, del contesto connesso con la biodiversità, quindi in un certo qual modo un approccio che appunto guardava non solo, come si diceva prima, gli aspetti diretti all'interno della mia organizzazione, gli aspetti indiretti connessi ad esempio con le catene di fornitura, ma anche agli aspetti connessi con il contesto socio-culturale, ambientale che ospita all'interno del quale opero. Questa, per chiudere questa carrellata su quelli che sono gli impatti ambientali del turismo, è uno studio condotto nel 2018, da cui emergeva chiaramente che rispetto a quel fatto, diciamo, 100 all'interno di questa torta, quello che era il contributo in termini di emissioni di CO2, quindi contributo rispetto al cambiamento climatico delle varie attività condotte al settore turistico, vediamo come il trasporto aereo e il trasporto in auto, e quindi la fase del trasporto, copre una parte importante del contributo al cambiamento climatico, mentre la parte dell'accommodation, incluso come anche ristorazione, non solo naturalmente accommodation, era una parte della torta, quindi di nuovo una parte più piccola di questa torta, quindi di nuovo l'importanza degli aspetti indiretti connessi con il trasporto, aspetti indiretti che spesso sono anche più di difficile influenza o di difficile intervento, perché voi ora mi direte sì, ma come faccio io a intervenire sulla decisione del turista che viene ospite nel mio hotel prendendo l'aereo? Non posso sicuramente chiedergli di utilizzare un mezzo più sostenibile. Quindi è un qualcosa su cui l'influenza e la capacità gestionale vostra nei confronti di questo impatto è sicuramente minore. Questo grafico qui, questa slide qui sulla rilevanza del trasporto mi ha portato alla mente i risultati di un'altra ricerca che abbiamo fatto qui alla scuola Sant'Anna. Abbiamo di nuovo anche qui lavorato sul tema sport e turismo, abbiamo calcolato quale fosse l'impatto ambientale di una partita di calcio. Vabbè, non sto a darvi dettagli, abbiamo coinvolto una squadra spagnola che è il Real Betis di Siviglia, però già qui vedete che fra tutte le attività che ci può essere in una partita di calcio, e quindi anche la mobilità del cosiddetto turista sportivo, colui che si muove per andare a vedere la partita, e poi ci sono anche altre attività che un evento sportivo comunque assimila al tema del turismo,
turismo come il food and beverage, che vedete qui ha una fetta del 13,1% del totale dell'impatto ambientale. Questo è il totale dell'impronta ambientale di una partita di calcio. Vedete di nuovo come la mobilità copra una sezione importante e di nuovo come nell'ambito della mobilità il tema dei tifosi che utilizzano i voli, in questo caso erano i tifosi ospiti del Real Betis, perché in quel periodo, in quella stagione giocava l'Europa League, e quindi di nuovo il tema della logistica, della mobilità, in questo caso del tifoso, ma che può essere definito del turista sportivo, come uno degli elementi importanti da un punto di vista degli impatti ambientali. Quindi il tema della mobilità, di nuovo, ok, io posso incentivare, non so, i miei dipendenti a utilizzare mezzi pubblici per venire a lavorare nel mio hotel, posso magari facilitare, mettere a disposizione biciclette a noleggio o anche elettriche per i miei ospiti, però è chiaro che rispetto all'impatto ambientale di tutta la catena del valore che vedevamo prima del turismo, dove nella catena del valore va a inserirsi anche la mobilità e la logistica, in quel caso lì su questa fetta di impatto ambientale è più difficile da intervenire e da andare a contribuire con il miglioramento delle performance stesse. Prima di andare a vedere quali sono state le buone pratiche individuate per le diverse tematiche ambientali, come vi anticipavo prima, vediamo cosa pensano le imprese del settore del turismo sul tema dell'economia circolare. Abbiamo condotto questa indagine con vostri colleghi manager di imprese turistiche nell'ambito di questo progetto europeo di cui siamo partner e in cui è in corso e finirà ora a fine 2022, che riguardava la diffusione del concetto dell'economia circolare fra piccole e medie imprese del settore turistico. Abbiamo intervistato 256 diverse aziende turistiche localizzate nei paesi che vedete sopra: Cipro, Francia, Italia e Spagna. Vedete qui nella torta di sinistra il 50% erano hotel, mentre il 20% erano short stay accommodation come ostelli e così via. C'erano anche altre tipologie di attività turistiche come le tour operator, agenzie di viaggio ed altri servizi di alloggio. Era abbastanza rappresentativo anche da un punto di vista del numero di dipendenti. La più grande fetta era rappresentata da piccole imprese, 51% c'aveva da 1 a 5 dipendenti, però c'era anche ad esempio la fetta gialla da 10 a 25, quindi erano principalmente piccole e medie imprese con il 70% un fatturato più di 1 milione di euro. Siamo andati a cercare di capire cos'è l'economia circolare per voi e come guardate al tema dell'economia circolare. Attività svolta durante l'anno 2019, quindi diciamo proprio pre-pandemia. Vediamo qualche risposta. Mi scuso se è in inglese, spero che non sia un problema. Abbiamo ad esempio chiesto: qual è la vostra conoscenza dei temi della sostenibilità e dell'economia circolare? Perché avete visto, il campione era particolarmente piccolo, quindi magari avevamo detto, forse il facilitare l'implementazione di questi concetti all'interno di queste organizzazioni trova una barriera di conoscenza, perché sappiamo che nelle realtà piccole la persona poi fa tutto, fa l'amministrazione, fa la selezione dei fornitori, fa l'organizzazione dei servizi, quindi poi deve fare anche le tematiche connesse più con la gestione ambientale, magari naturalmente riduce le sue capacità di acquisire conoscenze. In realtà qui vediamo che nella parte verde circa l'85% ci hanno detto che conoscevano i concetti dell'economia circolare e della sostenibilità. Magari avevano partecipato a webinar o iniziative analoghe a quella che stiamo facendo oggi e che abbiamo fatto con il progetto Union Camere. Poi dimostravano anche una forte sensibilità verso questo tema, non solo conoscenza, perché il 91% delle risposte diceva che la CE sta per Circular Economy, che l'economia circolare è un beneficio per tutta la società, oppure chiedendogli se l'adottare azioni circolari, quindi di sostenibilità ambientale, dava una soddisfazione morale. Vedete qua com'era
circa l'85% diceva in un certo senso sì, io se perseguo azioni volte a ridurre i rifiuti, a massimizzare, a minimizzare gli sprechi, eccetera, sono fra virgolette più contento, ho la coscienza in qualche modo più a posto, mentre alla domanda perseguire azioni di economia circolare portano a una premiazione da un punto di vista economico e finanziario per il tuo business, in questo caso qui di nuovo la maggioranza era d'accordo, qui le due sezioni verde, però diciamo in minor misura rispetto al concetto del lo faccio comunque, quando lo faccio ho una soddisfazione morale, come era scritto all'interno di questa risposta. Oppure gli abbiamo detto, ma perché decidi di adottare azioni verdi, green, di sostenibilità o di economia circolare? Qui il range andava da 1 a 5, quindi 5 era il massimo, 4,27, la media del campione è stato 4,27, per il motivo è voglio migliorare le mie performance, o voglio migliorare la qualità dei miei servizi, o voglio migliorare la mia reputazione o soddisfare richieste dai miei clienti. Ora, dicevo, voi sicuramente sapete l'hotel, non so, probabilmente anche voi avete un'idea di se state ricevendo dai clienti alcune richieste, se comunque il vostro obiettivo è migliorare la performance, quindi migliorando la performance, ad esempio consumi energetici, poi migliora anche l'aspetto economico, altri meno selezionati erano soddisfare una richiesta dell'associazione di categoria, oppure soddisfare, migliorare le mie relazioni con i fornitori, oppure per tenere alta la mia competitività rispetto ai competitor maggiori. Oppure le barriere che loro hanno trovato nell'adozione di azione di pratiche di circolarità: mancanza di fondi, spesso alcune azioni volte ad esempio all'efficientamento energetico, al recupero, riuso, eccetera, naturalmente necessitano di investimenti e la loro lamentela era sull'assenza di fondi, ad esempio pubblici, per fare questi investimenti, la mancanza di persone che hanno le competenze internamente alle loro organizzazioni per fare questa attività, come dicevo prima abbiamo visto essere un campione di microimprese più che piccole imprese, o altri elementi. Infine, le ultime due, qual è lo stato dell'arte o il livello di implementazione di pratiche? Ci hanno detto alcuni, ad esempio, che stanno installando sistemi di illuminazione efficienti da un punto di vista energetico, il 54,9%, o l'installazione di doppi vetri per ridurre le perdite termiche degli edifici, oppure stiamo incoraggiando i nostri clienti, vedete qui nella penultima riga il 41% dice che abbiamo già adottato iniziative di incoraggiamento dei nostri clienti a utilizzare biciclette o trasporti pubblici per i loro spostamenti, oppure vediamo pratiche meno utilizzate, l'installazione nelle cucine di impianti energy efficient nel nostro campione di circa 200, in questo caso 206 risposte, solo l'11% ci rispondeva di aver risposto di aver adottato questo tipo di pratiche. Cosa è successo una volta che avete adottato queste pratiche? La maggioranza sostiene che hanno ridotto i loro impatti ambientali, quindi la ragione che abbiamo visto prima che li spingeva ad adottare queste pratiche in un certo qual modo qui è stata confermata in quelli che sono gli outcomes, cioè i benefici ottenuti con l'adozione delle buone pratiche. Oppure un altro raggiungimento di risultato è il miglioramento della reputazione verso i clienti e i fornitori, oppure il miglioramento della qualità dei servizi, una qualità dei servizi in ottica green. Quindi in un certo qual modo vediamo che le sezioni verdi, sia nelle ragioni, sia nelle conoscenze, sia nel quelli che sono i benefici individuati, sono abbastanza importanti, e quindi questo diciamo ci ha confortato di una certa diciamo appeal di questi concetti dell'economia circolare anche all'interno di piccole imprese. Vediamo adesso quelli che sono i risultati del progetto, ovvero quelle che sono state le buone pratiche individuate. All'interno delle prossime slide ho inserito queste buone pratiche sotto forma di una
carrellata di un elenco, le vedremo insieme, però vi invito a andare a vedere quelli che sono alcune delle fonti che abbiamo utilizzato per utilizzare queste buone pratiche, in caso vogliate dettagli o approfondimenti all'interno di questi due link. Ad esempio, rifiuti, vediamone alcune. Ridurre l'uso di regali e souvenir, cappellini e penne ai clienti. Devo dire che questo tema qui forse è un po' meno presente negli hotel, forse un po' più presente nei grandi eventi turistici come ritrovi, eccetera, però spesso troviamo persone che distribuiscono gratuitamente questi materiali che magari non sono o possono creare dei rifiuti. Un altro tema sui rifiuti, nell'ambito specialmente della ristorazione, quindi delle strutture turistiche che hanno ristorazione, sono le rimanenze di cibo. Sappiamo quanto è importante il tema del food waste, anzi, vediamo qualche dato su questo tema. Qui questo report di Barilla ci dice ad esempio che un terzo della produzione globale di cibo va nel cestino dei rifiuti tutti gli anni ed è pari a 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, oppure c'è una situazione nel mondo in cui ci sono 36 milioni di persone che all'anno, every year worldwide, all'anno nel mondo muoiono per mancanza di cibo, però ce ne sono 29 milioni che muoiono per aver mangiato troppo, quindi per l'obesità. Quindi sono temi, quelli degli scarti di cibo, della, diciamo, bilanciamento della disponibilità del cibo nel mondo, che hanno anche dei risvolti sociali. Quindi il tema del, ad esempio, cercare di ridurre le rimanenze facilitando il doggy bag, utilizzando le app Too Good To Go che permettano, diciamo, di vendere a prezzi ribassati determinate rimanenze di cibo, oppure la donazione a parrocchie e mense dei poveri. Questo permette di ridurre naturalmente quello che è definito come food waste. Riduzione di monodosi, quindi per ridurre, come si diceva prima, le plastiche che finiscono nei rifiuti, il utilizzare dei composter domestici all'interno delle strutture ricettive per creare compost da utilizzare nel giardino dell'hotel, oppure effettuare la raccolta differenziata anche nelle camere. Questo è un aspetto che io mi sono sempre chiesto: è difficile, molto difficile anche negli alberghi di elevato standing trovare la raccolta differenziata nelle camere. Spero sempre che la signora delle pulizie poi faccia una raccolta separata, anche perché non si produce tanti rifiuti all'interno delle camere, però sicuramente spesso nelle camere troviamo una raccolta indifferenziata. L'uso dei dispensing sicuramente permette, come le marmellate all'interno dei barattoli di vetro, di ridurre la produzione di plastica. Il dispensing non solo per il sapone ma anche per l'acqua, e quindi la riduzione delle bottiglie di plastica. Così come posso donare il cibo rimasto, posso donare i mobili o regalarli o cercarli di venderli a basso prezzo in caso di rinnovo della parte di mobilio, e a ridurre la plastica di single use, come bicchieri di plastica o le posate usa e getta. Da un punto di vista dell'energia, quali sono le buone pratiche che abbiamo individuato? Si va da i sistemi di efficienza energetica, quindi pompe geotermiche, pannelli radianti, caldaie a condensazione, quindi sistemi di produzione che migliorano l'efficienza dell'energia prodotta, a produzione di energia naturalmente da fonti rinnovabili, come pannelli fotovoltaici, mini eolico, eccetera, oppure all'attività di protezione passiva degli edifici, quindi l'isolamento o l'adozione di determinate azioni per ridurre la dispersione dalle superfici vetrate che causano un maggiore consumo di riscaldamento o di raffrescamento d'inverno, fino a sistemi di recupero del calore da parte del ciclo di refrigerazione per la produzione di acqua calda, ad esempio durante l'estate, oppure l'uso di lavastoviglie, asciugatrici e lavatrici ad alta efficienza energetica, oppure la presenza nei corridoi di
accensione di luci, movimento, e quindi che permettono di risparmiare, oppure all'interno delle camere lo spegnimento automatico di condizioni delle luci attraverso l'utilizzo delle schede all'interno dell'attivazione della corrente elettrica nella camera stessa. Un altro tema è naturalmente l'utilizzo dei LED, che permette nell'illuminazione delle aree interne ed esterne dell'hotel, del servizio di ristorazione, un notevole risparmio, fino a approcci nella collocazione delle camere all'interno dell'hotel nei periodi di bassa stagione, e quindi ad esempio di concentrare clienti in alcune ale dell'albergo dove posso quindi tenere la parte di riscaldamento acceso, se riesco a isolare altre parti in cui magari il riscaldamento è spento perché le camere non sono occupate, oppure di occupare le camere esposte a nord in precedenza durante periodi estivi, o le camere esposte più a sud nei periodi invernali, in modo da cercare di limitare l'uso del riscaldamento e del raffrescamento da parte degli ospiti. Per quanto riguarda l'acqua, naturalmente l'acqua la utilizzate nell'ambito delle cucine, la utilizzate per i lavaggi, la utilizzate per l'irrigazione, quindi si va da un recupero delle acque di scarico delle piscine, o al recupero delle acque e riuso delle acque delle acque piovane, come si vede in questa figura, a riduttori di flusso per docce o rubinetti, di nuovo tecnologie a basso consumo idrico, in questo caso ad esempio lavatrici con carica frontale che consumano 40% meno delle lavatrici a carico dall'alto. Quest'acqua poi la posso anche cercare di ottimizzare e quindi consumare in modo minore, ad esempio per l'irrigazione, adottando approcci connessi con la piattumazione di specie poco idroesigenti, o anche di giardini che con specie erbacee che hanno una ridotta richiesta idrica, o l'irrigazione delle aree verdi con sistemi di goccia a goccia che sono sicuramente più efficienti da un punto di vista dell'acqua. Alcuni più innovativi o più avanzati, forse non applicabili nei contesti dei giardini, degli hotel, forse sono più per, diciamo, i campi da golf. Ci sono delle situazioni in cui ci sono dei veri e propri sensori inseriti all'interno del terreno che mandano segnali della quella che è il reale fabbisogno idrico, il fabbisogno in termini di concime delle aree verdi, e quindi l'evitare la sovraerrigazione o il sovrautilizzo di prodotti chimici come il concime. Abbiamo parlato della mobilità. Come faccio a ridurre l'impatto ambientale dei voli aerei? Abbiamo visto quanto sia importante, non è vostra responsabilità, non è nell'ambito, come si diceva, dei vostri capacità di influenza gestionali, però sul tema dei voli aerei posso adottare, o come turista o come operatore del settore turistico, ad esempio un'agenzia di viaggio che crea un pacchetto turistico e che quindi mette dentro questo pacchetto specifici anche voli, adottare o selezionare compagnie aeree che compensano le proprie emissioni di CO2 attraverso acquisto di crediti di carbonio così definiti, ovvero crediti che derivano dalla piantumazione di alberi da qualche parte del mondo, da parte di alcune ONG che poi acquistano questi crediti e li vendono alle organizzazioni che vogliono compensare le loro emissioni CO2, o selezionando voli aerei che adottano il Sustainable Aviation Fuel, che è un particolare biofuel che emette sicuramente meno emissioni CO2, però in questo momento ha ancora, diciamo, delle barriere economiche per essere diffuso all'interno delle compagnie aeree, ad esempio, specie le compagnie aeree low cost. Posso mettere una ricarica per le auto elettriche, noleggio delle bici, abbiamo parlato, e facilitare gli spostamenti, se sono un ambito urbano, dei miei turisti che invece di prendere la macchina per spostarsi da una parte all'altra possono utilizzare la bici o i mezzi pubblici. Rendere disponibili orari e mezzi pubblici nella lobby forse è un po' superata come pratica, ormai con le connessioni o con Google Maps che ti indica quali sono le migliori soluzioni di trasporto pubblico è sicuramente tutto fattibile, oppure anche lavorare su quella che è la mobilità sostenibile dei dipendenti attraverso i mezzi pubblici.
Abbiamo detto e abbiamo visto nell'ambito della slide precedente come la parte di supply chain spesso in settori dei servizi sia importante da un punto di vista della rilevanza ambientale. Cosa posso fare nella catena di approvvigionamento? Come mi posso comportare per migliorare le mie performance ambientali? Intanto, ad esempio, basarmi su certificazioni ambientali. Ci sono l'Ecolab, che probabilmente conoscerete o avete sentito dire, che si applica a diversi prodotti, ma si applica anche al servizio turistico, e quindi un'azienda può scegliere di ottenere, per quanto vi riguarda, potete scegliere di acquistare prodotti con marchio Ecolab, ad esempio penso ai detergenti per la pulizia o ai saponi che utilizzate nelle camere. Ci sono detergenti che hanno il marchio ecologico dell'Unione Europea Ecolabel, però potete anche decidere di applicare Ecolabel su voi stessi, in quanto decidete di utilizzare questa certificazione con un miglioramento della vostra gestione ambientale interna e quindi caratterizzarvi come servizio di ospitalità green. Lo stesso Green Key. Green Key è un altro marchio che in questo momento sta emergendo molto, un altro marchio che sta emergendo molto a livello internazionale, che detto una serie di requisiti che i soggetti e gli operatori turistici possono, cui possono aderire e implementare una serie di azioni e quindi ottenere questa certificazione e questo label esterno per aumentare la propria sostenibilità. Oppure un altro marchio importante da poter tenere in considerazione per l'acquisto dei vostri prodotti, ma non solo prodotti, anche lavori e servizi, penso a lavori edili o a lavori elettrici, eccetera, andare a selezionare imprese che hanno una registrazione EMAS, anche questa è una certificazione ambientale dell'Unione Europea. Naturalmente sul tema dell'approvvigionamento non c'è solo l'utilizzo delle certificazioni, posso scegliere fornitura di cibo da filiera corta, posso orientare nel mio servizio ristorazione una maggior presenza di menù vegetali italiani che rispetto ai menù a base di carne hanno un impatto notevolmente minore, perché manca nella filiera di approvvigionamento tutta la parte naturalmente zootecnica, che ha un notevole impatto nella filiera del food. Posso decidere di acquistare mobili o arredi giardino, lo scivolo e l'altarena per i bambini, ormai ce ne sono di molti tipi fatti in plastica riciclata, oppure anche semplicemente decidere di rivolgermi a un fornitore di energia che produce la propria energia, ad esempio Sorgenia o ad altri, basandosi su mix energetici che derivano da fonti rinnovabili. Si diceva l'approvvigionamento non come elemento e le certificazioni non solo come elemento che io decido di utilizzare per selezionare i miei fornitori, ma anche come elemento che io sono in grado di dimostrare verso soggetti esterni che cercano, ad esempio tour operator o ad esempio grandi organizzazioni che cercano hotel o che cercano sistemazioni e servizi di accommodation con particolare caratteristica ambientale. Quindi un approccio volto a migliorare le vostre performance in termini di competitività ambientale. Abbiamo visto prima alcuni esempi del tema dello sport e turismo, quindi parlando di come poter migliorare la mia competitività verso ad esempio i grandi eventi sportivi o coloro che organizzano questi eventi. Qui ho trovato due esempi a caso in questi giorni quando preparavo le slide. Vediamo come le Olimpiadi invernali di Cortina ha scelto di adottare la certificazione Green Key per gli hotel dove andranno ad alloggiare le varie federazioni, i vari atleti, eccetera, oppure che questa certificazione Green Key è applicata anche nella Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, che si avvierà, perché comunque, diciamo, queste organizzazioni, quando vogliono organizzare un evento sostenibile, guardano anche al dove andranno i miei supporter, le mie squadre di calcio, in questo caso i miei sportivi, i miei atleti a soggiornare, quindi chiedono agli hotel che saranno selezionati per essere indicati come ambiti di soggiorno di determinate performance ambientali. E vorrei parlare di una curiosità. Proprio ieri
Come avrete capito, diciamo, negli ultimi tempi, oltre al turismo sostenibile, qui alla Scuola Sant'Anna lavoriamo sul tema di sostenibilità e sport. Proprio ieri avevamo una call nell'ambito di un progetto con l'International Floorball Association. Cos'è il floorball? È uno sport che è uno sport diffuso principalmente nei paesi scandinavi. Qui vedete una foto, è una squadra, una sorta di hockey in palestra che si gioca con le scarpe da ginnastica e non con i pattini sul ghiaccio. E stanno organizzando a novembre 2022 a Zurigo, e noi saremo là per controllare come hanno organizzato da un punto di vista ambientale le varie attività, l'illuminazione, la gestione dei rifiuti, eccetera. E alla mia domanda al referente ambientale di questa, che è in certo qual modo la FIFA di questo sport, è l'Organizzazione Internazionale del Floorball, ma voi avete considerato anche l'impatto ambientale degli hotel? Avete selezionato gli hotel sulla base dove alloggerete, dove farete alloggiare i tanti atleti che parteciperanno a questo evento sulla base di criteri ambientali? E loro ci hanno girato un file YouTube in cui, ora, visto che abbiamo, ok, stiamo sforando i 5 minuti, però se mi è permesso, vedremo in questo video, c'è un'intervista, anch'essa in inglese, di nuovo, spero non sia un problema, al responsabile, dell'hotel che ospiterà tutte le federazioni e tutti gli atleti, in cui descrive le caratteristiche ambientali del suo hotel, caratteristiche ambientali che sono state utili per lei, in questo caso una manager e donna, per essere selezionati dalla International Floorball Federation come hotel di riferimento per l'alloggio dei media, delle federazioni e degli atleti. Vediamo cosa dice. Spero. No, no, va bene, non c'è volume forse. Ah. Però non si sente. Ah, voi non sentite? No. Adesso? Adesso? Fallo ripartire, per favore, Tibe. Sì. Quello un po' più alto. Allora, aspetta. Sì, più alto anche il tuo? Bravo. Anche il mio? Sì. Aspetta, provo a interrompere condivisione. No, questo mi sembra interessante, quindi dal punto di vista qua è proprio un aggiornamento online, insomma, che ci dai proprio online. Ecco, vai, proviamo. Sì. Wir haben eine gemeinsame Kooperation mit der Uni Hockey WM für dieses Jahr mit dem großen Ziel, dass wir diese Veranstaltung perfekt natürlich machen, aber auch klimaneutral und nachhaltig. Das passt bei uns extrem gut in die DNA hinein, weil unsere Zielsetzungen sind, bis Ende des Jahres plastikfrei zu sein, also am Frühstücksbuffet dann auch keine Plastikelemente mehr zu sehen, keine Plastikverpackungen mehr zu sehen. Tauschen wir gerade aus, also die ganzen Spender, Seifenspender werden in den Zimmern sukzessive ausgetauscht. Das ist eines der großen Projekte. Das zweite große Projekt, das aber auch schon seit Jahren läuft, ist die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, weil es uns wichtig ist, dass wir auch da unseren Beitrag leisten, auch im Zuge von CO2-Fußabdruckreduzierung. Wir haben hier in unseren Gärten auch, wenn möglich, überall, ich schaue gerade, einen Urban Garden gemacht und unsere eigenen Pflanzen, unsere eigenen Kräuter eingesetzt, die wir halt auch in der Küche und im Buffet verwenden. Und wichtig ist für uns, dass wir einfach alle Freude auch an dem Thema Nachhaltigkeit haben, dass wir das auch leben, dass es uns bewusst ist. Und für einen erfolgreichen Abschluss dieser Uni Hockey WM Kooperation haben wir uns gedacht, dass wir am Stand vor Ort dann sein werden und für jeden neuen All-Member, den wir haben, einfach da auch einen Baum pflanzen werden, um da unseren Beitrag zu leisten. Bene, bene. Ok,
come avete visto, parlava di climate neutral, parlava di riduzione degli imballaggi, anche con esempi semplici. Poi mi verrebbe da dire, sì, però se il burro non lo uso nel suo impacco, poi lo devo buttare via perché mi dura meno. Sì, c'è, diciamo, un cross media effect di questi aspetti da valutare, però insomma, testuali parole di questo responsabile della Federazione Internazionale di Floorball, siamo andati lì perché quando ci hanno prospettato 5 o 6 posti dove alloggiare con determinati naturalmente standard qualitativi minimi da dover rispettare, poi abbiamo guardato anche a questi temi di sostenibilità ambientali adottati perché comunque loro il loro evento lo volevano fare tipo sostenibile. Sì, allora molto interessante, partendo quindi da un riepilogo inteso in questo senso, nella tipicità, cioè il turismo dal punto di vista di audit di sottoprodotti, quindi ne abbiamo trovati ben pochi, no? Nel senso che quindi a differenza della pelle, a differenza del marmo, a differenza della nautica, a differenza, però abbiamo una casistica ben più ampia di best practices che te hai sottolineato, hai fatto vedere alcune certificazioni fondamentali. Ricordo che poi tecnicamente si spera che a breve anche la regione toscana riuscirà a riproporre i cosiddetti voucher, bando voucher, inteso dire servizi qualificati, in cui c'è tutta la certificazione, gli aiuti e i contributi per quanto riguarda la certificazione che potrebbero essere di aiuto, così come c'è tutta il bando della New Generation Europe, va bene, però PNRR, così come New Deal, e quindi si spera anche in alcuni contributi dal punto di vista delle infrastrutture, della produzione di energie rinnovabili, così come tecnicamente per quanto riguarda l'efficientamento dei processi produttivi e dell'illuminazione o eventualmente degli impianti. Ma come hai confermato te, è un po' la forma mentis che deve cambiare, insomma, nel senso che nel turismo, insomma, bisogna ritornare a cambiare qualcosetta che effettivamente è nella mente degli italiani o eventualmente anche degli imprenditori. No, certo, confermo quello che dici, e naturalmente la parte, così come nel settore manufatturiero una gran parte la sta facendo il consumatore con le proprie scelte green, è chiaro che se facciamo un'analogia e vediamo quello che è il trend del consumo green da un punto di vista, non so, nei prodotti del supermercato, se questo trend sarà confermato anche nelle scelte del turista e quindi nel consumare il servizio di alloggio o di ristorazione rispetto ad alcuni di questi requisiti, senza stare a scomodare la FIFA del floorball come nell'ultimo esempio dell'ultimo video, ma anche il singolo comportamento del turista, è chiaro che capisco benissimo che tutte queste persone, il loro principale obiettivo è fare business, quindi se c'è poi un qualcosa che stimola e che porta un vantaggio di competitività ambientale, come del resto, cioè non è che negli ultimi anni abbiamo visto anche sul tema del turista consapevole o del turismo in effetto a determinate scelte, si è fatto un aumento di consapevolezza importante, quindi questo poi potrebbe ulteriormente stimolare. Nonostante talvolta non ci sia questo, sappiamo esserci al tempo stesso degli imprenditori particolarmente, diciamo, illuminati, fra virgolette, che guardano a questi aspetti indipendentemente dal dire perché così mi arriva più turisti, e perché, come abbiamo visto in quella survey, loro pensano di fare quella cosa lì perché magari, sebbene nel loro piccolo e nelle loro iniziative, è semplicemente una cosa giusta da fare. Perfetto, quindi noi ci siamo dati la solita oretta, in realtà abbiamo già, perché ci hai mostrato molte casistiche, quindi ti ringrazio, ringrazio Tiberio, ringrazio Zattana per l'attività svolta, ringrazio Marta, se vuoi fare un saluto. Io ringrazio tutti, soltanto una precisazione che il tema dell'economia circolare è un tema che le Camere di Commercio stanno portando avanti da diversi anni e lo porteremo avanti anche negli anni quindi a venire.
Cogliamo quindi l'occasione, io e Paolo, anzi, per chiedervi anche un sollecito, cioè se avete delle tematiche, degli aspetti legati appunto all'economia circolare che volete che noi si affrontino, ecco, questo è il momento giusto, perché siamo quasi in programmazione e quindi a noi ci servono i vostri input proprio per partire e collaborare poi anche con il Sant'Anna. Quindi certo, no. Marta ha fatto riferimento a una cosa importante. Molto spesso anche le camere, intese in tutto dire, si muovono su sollecitazioni o su degli aspetti che le associazioni e le singole imprese in realtà ci mostrano. In realtà questo fondo di perequazione noi l'abbiamo fatto già evidenziando le filiere già 2 anni fa, quest'anno il fondo di perequazione nazionale ci è venuto dietro, non dico che siamo stati un progetto pilota, ma insomma ci è venuto dietro e ci ha... quest'anno abbiamo fatto un passo in più perché nell'evento finale mostreremo tutti gli audit di sottoprodotti e come gli audit di sottoprodotti possano essere impiegati in altre filiere, come potrebbero essere quelle del turismo, dal nocciolino dell'oliva per il riscaldamento, eventualmente quindi il riscaldamento attraverso biomasse. Insomma, altre soluzioni perché come possa diventare effettivamente ecosostenibile e sostenibile il settore. Una cosa importantissima che ha detto Marta, ma che in realtà il sistema camerale, anche la parte dei PID, punto impresa digitale, si sta trasferendo nella transizione ecologica e quindi ci sarà anche una serie di assessment relativamente alla sostenibilità e anche i cosiddetti voucher PID dal 2023 al 2025 verteranno nella parte, diciamo così, dell'efficientamento e dell'economia circolare. Io quindi vi invito a tenervi aggiornati sull'evento finale che faremo per fine ottobre con le singole referenti di camere, quindi in questo caso con Marta e tutta la struttura loro rivolta, ma che in realtà quindi per qualsiasi domanda e specifica in realtà quindi le referenti provinciali o territoriali per quanto riguarda la Camera di Commercio, e Tiberio ci darà come al solito una mano e tutto il suo staff del Sant'Anna e Ergo per cercare di fare o proporre delle soluzioni. Quindi i singoli report sono stati mandati alle imprese e dal quale prenderemo tutti un po' di spunto, quindi in maniera anonima ma con alcune caratteristiche. Io ringrazio tutti i partecipanti che a Livorno in questo caso insomma sono dimostrati anche numerosi, nel senso perché sono argomenti un pochino particolari, ma come ha detto Marta insomma manifestate eventualmente le vostre problematiche, i vostri interessi, cercheremo come sistema camerale ma sicuramente come Sant'Anna, come sistema universitario di cercare di risolvere qualche problematico almeno insomma di ancorare. Io ringrazio tutti i relatori, Tiberio e sicuramente Marta che ci ha ospitato in questa situazione e ha coordinato tutta l'attività dal punto di vista di Livorno e Grosseto, e vi invito a seguirci poi nell'evento finale che presumo, spero, sia anche in presenza, in parte in presenza e in parte online. Ringrazio tutti e vi saluto. Arrivederci. Ciao. Grazie. Arrivederci.